Sullo sport. Esatto, sullo sport. Siamo con il presidente della regione Luca Ceriscioli a questa bellissima festa di Rossini TV. Presidente, ma è un anno sportivo per le Marche abbastanza buono, con questa Italservice campione d'Italia, quindi si può dire di sì. Sì, sono stati veramente tantissimi riconoscimenti, e non dimentichiamo la Lube che ha vinto il campionato italiano e la Coppa Europea, il basket in carrozzina che sono diventati campioni d'Italia. E poi abbiamo premiato in quest'anno tanti sportivi che in attività più diverse, dalla rotellistica a, insomma, non posso metterli in fila tutti, si fa fatica, e che hanno veramente tenuto alto il nome delle Marche con grandi risultati sportivi, con una continuità insomma in termini di exploit, che ci hanno reso orgogliosi della nostra regione e delle squadre che si giocano in tutti gli sport. Olimpici, paralimpici, individuali di squadra e sparsi nel territorio della regione. Quindi veramente una regione all'insegna dello sport. Si è affiancata un anno in cui i fondi destinati alla regione per la riqualificazione degli impianti sportivi ha visto la fine di tanti lavori. Era Domenica Osimo che ha riqualificato tutta la pista atletica, un bellissimo intervento, la volta prima un campetto da calcio in sintetico, la volta precedente la clubhouse nella squadra di rugby. Cioè veramente 106 interventi in tutta la regione all'insegna della passione per lo sport. Un anno molto positivo. Voleva fare una domanda a Paolo forse. Presidente, prima lei ci ricordava di quando giocava a basket sotto Antenna 3 e vedeva passare Mike Sylvester. Non è che si vuole proporre, visto che sembra che la UL cerchi un numero 3 per... Beh, forse per risumare quel Mike Sylvester lì sarebbe sicuramente meglio. Beh, sappiamo le difficoltà che ci sono, fanno parte dello sport, momenti difficili, momenti di gloria, ma la cosa che non deve mancare mai è la passione dei tifosi, la vicinanza della città, quella che resta per Pesaro ovviamente lo sport più riconosciuto e più significativo, che è certamente il basket. Speriamo che dopo questa lunga Pasqua di passione ci sia un momento di resurrezione. Lo aspettiamo, grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie Presidente, adesso sicuramente tornerà a casa a piedi, vero? Certo, saltellando, perché qui siamo anche abbastanza vicini, potrebbe aiutare. Grazie ancora, buona serata. Grazie.